Da luglio scorso la stazione Piscinola della linea 1 della metropolitana ha un volto nuovo grazie ad un intervento di riqualificazione nato dalla tesi del giovane architetto Mariano Marmo. È un'installazione artistica partecipata basata su una tecnica particolare nota come anamorfosi e oggi oggetto di un volume curato dall'architetto Alessandra Pagliano del Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II. Stiamo da tempo studiando come questo gioco prospettico che si chiama anamorfosi crei un'interazione dell'osservatore con il luogo, che quindi si sente un po' l'artefice della scoperta di quello spazio e quindi se ne appropria. Il titolo del libro, Arma il tuo riscatto, è quello che ha ispirato il progetto, ma soprattutto è l'espressione della voglia di cambiamento degli studenti e dei giovani del territorio che insieme hanno contribuito a realizzare le opere. Originale la scelta di trasformare il degrado dei luoghi in oggetto e materia dell'installazione artistica, rafforzando il senso di identità e appartenenza. Una stazione che era ferma per problemi, diciamo, di cause di lavoro con il cantiere e quindi un cantiere, un non finito che porta degrado. Noi abbiamo lavorato con quello stesso degrado, materiali poveri e bombolette, street art, che poi in realtà rappresentano il diffuso fenomeno di vandalismo murario e che invece noi con un progetto artistico abbiamo inteso sovvertire in uno messaggio portatore di valori. La nostra città è chiamata a una sfida in cui le giovani generazioni, in cui le istituzioni, in cui i cittadini animati da un senso di riscatto, voglio giustamente citare il titolo del libro in questo caso, possano attraverso delle pratiche urbane, delle pratiche quotidiane modificare in senso positivo l'ambiente in cui vivono. Alla presentazione dell'iniziativa, che potrebbe essere riprodotta in altre realtà cittadine, hanno partecipato l'assessore al welfare Roberta Gaeta ed il sindaco Luigi De Magistris, che a margine si è soffermato sui recenti atti vandalici nella stazione Toledo. Innanzitutto saneremo subito questa ferita, questa brutta violenza. Vedi, qua abbiamo parlato della creatività, del decoro, di come disegnare sulle mura in modo creativo, sia fare in qualche modo arte e cultura, e poi ci alziamo la mattina e vediamo che c'è qualcuno che invece fa altro, che cerca di devastare e di distruggere. È chiaro, io credo la vigilanza migliore è la vigilanza della cultura, del senso civico, della democrazia, dell'occupazione di spazi pubblici. Poi è chiaro, metropolitana ha un sistema di vigilanza anche umana e tecnologica che mi auguro possa alzarla al massimo, sia per la sicurezza interna nelle stazioni, nei treni, e sia per evitare atti di vandalismo.